Ciao ragazze, finalmente ce l'ho fatta. Questo è il video sulla postazione make-up e sulla stanza in generale. Finalmente sono riuscita a filmarlo e soprattutto a perdermi in chiacchiere su qualsiasi cosa. Come vedrete, dopo il video sarà lunghissimo, quindi armatevi di patatine, popcorn, Coca-Cola, estate, insomma, quello che vi pare. Che cosa dirvi? Abbiate pazienza per vedere il video perché veramente è lunghissimo e soprattutto, come vi ripeto sempre in questi casi, non serve avere tutte queste cose, non serve volere sempre tanti trucchi perché alla fine poi scadono, poi si buttano e quindi non ne vale la pena. Mi rivolgo di più a quelle ragazze che magari ancora studiano, stanno con i genitori, non hanno magari tanti soldini per poter comprare la nuova palette figa del momento, il nuovo rossetto matte appena uscito, non lo so, insomma queste cose, però vi dico che comunque crescendo poi capirete il vero valore delle cose, quindi apprezzate sempre quello che riuscite insomma ad avere. E io lo so che sono tantissimi trucchi per una persona sola, tantissime cose, non ce la farò mai a smaltirli, però è una passione, quindi insomma in qualche modo sapete perché ormai mi conoscete e quindi non devo dilungarmi molto anche nella premessa, visto che il video è già lunghissimo. Ma ciao, fatemi sapere cosa ne pensate. Ed ecco qui la panoramica generale che ora vi faccio vedere comunque tutto nel dettaglio. Per prima cosa vi faccio vedere questo mobile, che era quello che io avevo insieme a quest'altro, messi da lì, da questo lato, uniti quindi. Invece stavolta li ho divisi e li ho messi in questo modo. Allora, qui come potete notare ci sono le mie borse di Michael Kors, la maggior parte, quindi abbiamo questa. Poi c'è la Selma in rosa pastello, che non ricordo esattamente come si chiama il colore. L'altra Selma fatta in questo color barra cammello chiaro, nocciola cammello. Poi questa qui che un po' vedete ci assomiglia, diciamo, però in realtà non è la Selma, ma questa l'ho presa da Primark in Austria quando sono stata a Innsbruck. Ha questo bellissimo pompon e la borsa è questa qui che è in rosa cipria chiaro chiaro pastello. Pagata pochissimo. Poi c'è qui la mia shopper, che è la mia preferita in assoluto, questa è quella nera che vi farò vedere dopo. Qui invece c'è il mio bauletto di Gucci, che vabbè, poverino, non ne può più perché ce l'ho tipo da 6-7 anni. Vabbè, sotto c'è il telefono, non mi interessa. E qui invece ho messo queste due mensole. Allora, vi faccio vedere meglio nel dettaglio. Le mensole sono quelle che hanno il cosino qui rialzato, la parte davanti rialzata. Allora, qui ho messo queste due pochette di Victoria's Secret, questa tra cui è una new entry che mi ha regalato Antonio pochi giorni fa, e ho deciso di metterle insieme perché sono un trio. Ora, qui manca quella piccolina bustina fucsia, tutta fucsia, che ce l'ho in borsa, e qui invece vedete sono tre, che la particolarità invece di queste sono che una, questa qui, è opaca, mentre quella più grande a bustina è lucida. Invece queste qui erano tutte lucide, quindi hanno cambiato un po' questa cosa. Qui ci sono invece tutti i miei profumi, acque profumate, però soltanto la maggior parte di Victoria's Secret, ecco, tutti quelli che ho. Non vi sto a far vedere tutto nel dettaglio perché sennò non finiamo più, però sapete che comunque io ho la fissa e quindi sapete che ho tantissime acque profumate di Victoria's Secret. Questo è il profumo che mi regalò Antonio 2 anni fa per il compleanno, ma che come potete vedere è finito, quindi non ce n'è più. E questo invece è il nuovo che avevo preso con questo mini, il piumino, questa era una cipria se non mi ricordo male per il corpo, è la crema corpo, vedete questo qui nuovo. In realtà però questo, devo dire la verità, mi piace molto meno rispetto a questo e sono sicura che riacquisterò il mio amato Boomshell in Bloom. E qui ci sono un po' di creme corpo e questa qui che invece è una è una mist, vedete, con dei brillantini che mi aveva inviato tempo fa The Body Shop, e quindi l'ho messa qui perché secondo me nel complesso ci stava bene.
Passando sotto ci sono i miei due quadretti che ho preso sempre da Primark a Innsbruck e sono Ola e l'unicorno magico con questi glitterini, non so se rendono in videocamera, però sono veramente stupendi e mi piacciono tantissimo, e tra cui li ho pagati veramente una sciocchezza perché mi sembra di averli pagati 2 euro. La mensola sotto ve la farò vedere dopo. Questa è una cornice dell'IKEA che stiamo facendo fare la foto su misura perché non avevo foto di queste dimensioni, quindi 40x50, quindi stiamo cercando di capire quale mettere e farne fare una da mettere qui bellina. Poi qui abbiamo l'altra mensola sopra, sempre fatto uguale alle altre, dove c'è questo quadretto che ha tipo un profumo glitteroso che è stupendo. Poi 3 brochet di Victoria's Secret, 2 sono in pelle e una plastificata, tra cui queste due ho la cover uguale, quindi le ho volute mettere lì perché secondo me ci stavano benissimo. E poi qui invece c'è la mia borsa simil Chanel, tra virgolette, ma non è così, quella di Michael Kors. Non so se metterà mai a fuoco, comunque questa qui. Qui c'è un profumo, un mini sample, un campioncino, che è quello di Miss Dior, che ora vi faccio vedere meglio. Eccolo qui. Guardate che meraviglia, cioè è stupendo. Mi hanno dato tempo fa, qualche mesetto fa, quando era appena uscito come campioncino, e sono rimasta veramente super super colpita. E poi qui ci sono altre 3 pochette, 2 sono di Victoria's Secret, quella con i gelati in alto, e di Primark, che invece questa qui l'avevo presa da Rese. Queste invece sono quelle di Victoria's Secret, questa plastificata e questa invece in pelle, tra cui di questa senza fiori ho anche la versione grande ed è veramente stupenda, ve la devo far vedere perché è stupenda. Nell'altro mobile non fate caso a questi buchi che sono da tappare perché c'erano appunto prima quest'altro mobile, ci sono tutte queste cosine che ora vi farò vedere meglio. Allora, sopra ci sono, vabbè, dei sandali con un sacchetto di Victoria's Secret che secondo me ci stavano benissimo. Qui c'è una cornice con queste candele dell'IKEA. Qui invece ho messo questa bustina, che è quella che ho usato per il matrimonio di mia cugina quando ho fatto da testimone, che avevo il vestito di questo colore verde mente argento. Questa, vabbè, l'agenda, questa borsa che è la copia tra virgolette della Valentino, e questo qui invece sono, vabbè, due smalti che secondo me riprendevano il l'oro, quindi il giallo e il verde menta, per fare questo angolino carino. Poi qui invece abbiamo questo portafoto che mi ha regalato Rosalba tantissimo tempo fa. Ciao tesoro, se vedrai il video. Questo, vabbè, è un affarino di Pisa. Questo è il carrellino con gli smalti. Il portapennelli Essence e la candela, insomma, per mettere le candeline piccole e la lanterna dell'IKEA. Qui ci sono tutti gli altri profumi che non sto a farvi vedere meglio, ma vi faccio una panoramica molto veloce. Qui ci sono dei prodotti Balea che ho preso quando siamo andati a Innsbruck, che avevo fatto vedere nel video. E qui, vabbè, ci sono le salviettine, insomma, per le mani, e altri prodotti comunque Balea, sempre che ho preso a Innsbruck. Questa invece è la mensola grande, e ora ve la faccio vedere comunque tutta nel dettaglio, perché comunque me l'avete chiesto su Instagram. Questa mensola grande, ho voluto mettere tutte le cose secondo me più carine, più particolari, in modo che facessero tipo un po' scena, tra virgolette. Allora, qui c'è la palette di Natale dell'anno scorso di Too Faced, che è questa qui, ed è meravigliosa, a me piace da morire, anche se gli ombretti, la qualità, alcuni non sono proprio un granché, però comunque nel complesso non è malaccio. Poi qui abbiamo altre palette, c'è questa qui da contouring di Too Faced, questa qui tutta piena di blush di Benefit, eccola qui. Poi abbiamo il book, quello lì sempre di Too Faced, con tutti i bronzer invece. Un'altra palette di 3 anni fa di Natale di Too Faced, sempre, perché sapete che io adoro. Questa è una delle mie preferite in assoluto e che veramente uso spesso, anche se non si direbbe dal video, ma veramente la uso tantissimo. E questa è la mia super preferita, veramente, non ce n'è. Poi un'altra di Too Faced e questa qui dei blush, che invece in realtà uso veramente pochissimo, ho usato tipo 2-3 volte, ma neanche.
perché mi piace tenerla così, è veramente, cioè, tipo, quando io vedo delle cose carine mi viene, tra virgolette, pena usarle, e quindi nel complesso poi le uso veramente poco. Però comunque ora mi devo mettere d'impegno e non la sto iniziando, perché comunque alcune cialde sono uguali a questi qui che ho singoli, quindi preferisco usare questi che comunque già stavo usando. Poi qui invece ho comprato questa tipo cassettina di legno, mettiamola così, che secondo me è bellissima, è stile shabby chic, e ha queste, ho messo dentro giustamente delle palettine piccoline, ma volevo qualcosa di colorato che comunque se no diventava tutto un po' smorto, ecco. E ho messo questa qui di Too Faced, poi la matte, natural matte, sempre Too Faced, queste sono tutte Too Faced, no makeup makeup, e questa qui che è la Sugar Pop, che l'ho messa prima perché comunque secondo me dà molto molto colore. Poi ho questi due blush, questo è uguale a questo solo che è un formato più piccolo, di sempre di Too Faced, quelli a cuoricino. Poi qui ho messo invece tutti i rossettini MAC delle edizioni limitate, molti, non sono forse tutti ma comunque la maggior parte, e tranne questi quattro prodotti che sono di Saint Laurent e sono degli intrusi. Comunque questi sono tutti i rossetti MAC nelle edizioni limitate. Poi qui abbiamo un purpurri di cose, nel senso che non sono solo di un brand, e infatti voglio cercare di migliorare questo discorso. Qui abbiamo un bel po' di matite labbra miste, anche queste per esempio di Collistar, Neve, e così come tutti i rossetti che sono un po' misti, quindi c'è Givenchy, Collistar, P2, questo non mi ricordo che cos'è, sì, Golden Rose, Deborah, insomma un po' misti, Mulac, Alchemilla. E qui sopra davanti, per non lasciare tutto vuoto che mi sembrava brutto, ho messo tutti questi blush o mineral skin finish di MAC, che secondo me danno anche un po' colore, quindi riprendono un po' i colori che ho usato insomma nelle varie cose. Altro espositore tra virgolette di rossetti invece, questo è monomarca perché è tutto Kiko, quindi ci sono i rossetti delle varie collezioni, perché solitamente acquisto sempre quelli, e varie matite labbra abbinate che magari facevano parte di alcuni kit o alcune cose. Qui vi faccio vedere questo quadretto che ho fatto tramite una foto, una stampa insomma presa da internet, che è anche il mio sfondo del mio cellulare, la scritta Princess, perché comunque secondo me con il rosa, il bianco e il verde era proprio quello che ci stava bene. E questo invece è l'adesivo che mi avete visto tante volte fare le foto su Instagram, che mi avevano inviato tempo fa tramite una collaborazione con un sito che appunto fa queste cose. Tornando giù, questo invece è un cuoricino dove, anche questo lo voglio migliorare perché non è che mi piaccia molto così, dove ci sono tutte tinte labbra, sia tipo quelle fatte così doppie, sia queste qui di Bourjois che mi piacciono da morire, e comunque sono tinte labbra e rossetti liquidi o a matitone al massimo. Qui invece ho messo questa tazzina che è una candela che riprende un po' il rosa e l'oro, che è di Primark. Poi qui ho messo tutti i prodotti NYX, quindi qui ho tutte le cosine della NYX, quindi lingerie che è l'unico che ho, e tutti i vari rossettini eccetera eccetera. Qui invece ho messo tutto Pupa. Nel cassetto sotto invece abbiamo tutto Wet n Wild, tranne questo che è un intruso, ma secondo me con il packaging ci stava bene. Vedete quanti rossetti Wet n Wild che ho, che veramente sono tantissimi. E poi qui ho messo le palettine, questa qui di Wycon delle labbra e queste qui di Slick, che sono tutte per le labbra. Per finire sotto invece abbiamo tutti i rossettini Catrice, la maggior parte sono comunque di Limited Edition. Passiamo nel reparto accanto. Allora, qui troviamo sempre la mia bacheca degli smalti, dove via via, a seconda delle stagioni, cambio un attimino. Vi faccio una panoramica, eccola qui. E nel dettaglio ho messo questi smalti al momento. Sì, sono fissata con questi colori e penso si possa vedere in assoluto. Sicuramente quello che ho da meno tempo e che ho usato di più, guardate un po' quanto è consumato, è questo smalto di Essence, che è stupendo, che mi hanno dato all'evento e che io adoro. Infatti ho scritto evento per ricordarmelo, e l'adoro, cioè veramente l'ho messo un sacco di volte da quando ce l'ho, e si vede che è abbastanza consumato. E poi mi piace tantissimo
bellissimo anche questo qui, The Volume Gloss di P2. Guardate che colore mega fantastico, cioè veramente stupendo. E poi vabbè, anche qui ho messo altri colori, dei rossi e del verde Tiffany, che non poteva mancare. Questo, vabbè, lo sapete, è l'espositore, quello degli smalti di Essence, dove attingo quando voglio mettere degli smalti. Vi faccio una panoramica molto generale, perché sennò non finiamo più. Eccoli qui. Dovrebbero essere, se non erro, 54, non lo so. Questi mi erano stati dati all'evento, non di quest'anno, ma dello scorso anno, che c'era un concorso, diciamo, a gioco, ad estrazione. Io casualmente sono riuscita a vincere questo espositore da un metro e qualcosa dovrebbe essere, con tutti questi smalti, che è la mia gioia assoluta, veramente. Passando sotto l'espositore degli smalti, troviamo questi smaltini che sono della collezione di Natale dello scorso anno di Essence, vedete, Merry Berry, e sono veramente molto 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 carini, e quindi li ho tenuti qui perché comunque sono, diciamo, anche da ornamento. Qui abbiamo tutti i miei baby lips e qualche intruso, tipo questi. Sotto in questo mobiletto ho messo questo porta smalti che mi era stato mandato attraverso un'altra collaborazione. Questo è piccolino e quindi ho messo solo questi glitter e poi basi e top coat. Qui c'è questo mobiletto di Maison du Monde con tutti i macaron, che contiene altri smalti e tipo stickers per unghie, vedete, tutte queste cose. Anzi, addirittura contiene, se non erro, tutti i prodotti che ho trovato l'anno scorso nel calendario dell'avvento di Essence. Poi abbiamo, questo è, vabbè, era un set che mi hanno dato al Cosmoprof, queste candele, due prodotti nuovi, e questa candela che era finita di Vanilla Cupcake di Yankee Candle, che in pratica contiene la penna correggismalto di Essence e due prodotti P2 sempre per unghie. Qui invece ci sono tutte bustine di crema mani, quindi sample, che sono veramente tantissime, come potete vedere. Questa è una scatola con alcuni prodotti che mi erano stati inviati. E qui passiamo invece a questa cassettiera. Allora, qui, a parte questo intruso che è lo smalto di Chanel, che non c'entra nulla, sono tutti i prodotti P2 che mi erano stati inviati nel corso del tempo. Qui invece ci sono tutti gli smalti Pupa. Qui Kiko, che sono veramente tantissimi. Qui ci sono invece ancora altri smalti P2, che invece questi li ho acquistati io. Qui troviamo vari marche, ma la maggior parte sono di Deborah, e trovo l'intruso Chanel che non c'entrava nulla. E qui invece ci sono delle basi. Qui ci sono, vabbè, dei prodotti. Qui c'è questa pochette che tramite una collaborazione me la sono fatta io, insomma, con queste scrittine. Troviamo ancora smalti, sono vecchie collezioni comunque di Essence, che tengo qui perché non saprei dove metterli. Qui ci sono altri smalti. Qui ci sono altri smalti Catrice. Qui sempre altri smalti Essence e qui altri smalti. A centro distanza praticamente, vedete, ho messo questo tappeto con questi cuscini. Il tappeto lo conoscete perché l'avete visto in tantissimi video, in alcuni video dove vi faccio vedere comunque la stanza o in alcune foto, quindi è vecchio, ha tipo 3 anni, non lo so, di Hello Kitty. Invece questi qui sono i cuscini che sono bilato, quindi si possono mettere sia da questo lato, che c'è l'unicorno ed è meraviglioso, guardate che stupendo, e invece dall'altro lato che ci sono le stelline. Questi due li ho presi da Primark, sempre in Austria. Allora, qui ho messo, vabbè, i miei quadretti che li conoscete a memoria, e su questo mobile ho messo questi cabuchini di Essence, Catrice, che comunque bene o male quando servono sono a portata di mano. Qui c'è questo qui che, ve lo metto qui così lo vedete meglio, è tutto in verde Tiffany ed è il portapennelli di Essence con tutti i prodotti di Essence, e poi ci sono anche delle matite verdi, questa qui è di MAC, questa è di Kiko, insomma ho ripreso tutto lo stile verde Tiffany. Qui ci sono dei prodotti nuovi, questi sono di P2, Essence, Catrice.
Poi sotto invece abbiamo questo rossetto di Catrice, che era di un'edizione limitata, che è molto carino, ma devo ancora provarlo onestamente. Che è quello che ha, ecco, se metto a fuoco, il ripieno centrale fatto d'oro, quindi è un po' sheer come rossettino. E qui invece abbiamo sempre altri prodotti Catrice, no, Essence. Sì, Essence è questa qui di Maybelline, che è la Color Drama. Eccola, che ancora non ho, è nuova, non ho ancora provato. Poi qui invece ho messo sempre vecchie jar di Yankee Candle. Allora, in questa qui, che era bellina perché comunque riprende con le fragoline, il cupcake, insomma un po' tutto lo stile, ho messo un po' di long lasting di Kiko. Quindi la maggior parte sono questi, e questi qui della vecchia collezione che era uscita poco tempo fa. Qui Macaron, e invece in questo ho mantenuto tramite il disegno comunque lo stile bianco e oro. Ho messo dei pennelli che mi sono stati inviati tutti da un sito che ve ne ho parlati sul blog. In questa cassettiera ho messo invece le palettine che comunque uso molto molto di più e che comunque sono più a portata di mano. Allora, ho messo questa qui di Nabla, anche eccola qui, quest'altra sempre di Nabla, questa è sempre di Nabla, e poi queste due di Essence, che sono quelle che io uso veramente di più in assoluto, la Nude e la Roses. Qui sotto invece ho messo questa palette, che ci sono ombretti di Alchemilla, questi tre, e tutti questi sono di MAC, e la Naked Basics, e la Naked ecco Basics, e l'altra, quella, la 2, insomma la 1 e la 2 dovrebbero essere. E sotto ho messo tutti gli altri long lasting di Kiko e non, quindi anche altre marche, che sono quelli, diciamo, della linea permanente di Kiko. Invece quelle dell'edizione limitata le ho messe qui perché avevano il packaging più carino, ecco, solo per quello. Da questa parte a fianco, allora, in questo vasettino dell'IKEA ho messo tutti gli eyeliner in penna o comunque a pennarello, così. Questo è un flop assurdo per quanto mi riguarda, che ve ne parlerò. E quindi ci sono vari eyeliner. Qui invece ho messo in questo cioè è un vaso di ceramica per i fiori in realtà dell'IKEA, ma ho voluto mettere perché così le vedo a primo impatto, a prima kit, e quindi le trovo meglio. Sono le matite di occhi, che io uso invece molto molto di più rispetto alle altre, che poi vi farò vedere dove sono. E qui, per abbellire la situazione tra virgolette, ho messo questo qui di Neve, che ha l'unicorno ed è bellissimo, questo di Essence e questo di P2 fatto a fiore, questo kabuki, che è meraviglioso veramente. Allora, qui invece abbiamo gli ombretti in crema, che vedete sono di tantissime marche, ci sono Nabla, tutti questi, Pupa la maggior parte, qualcosa di Kiko, e sotto invece ho messo, ecco, anche questi Givenchy, Dior, Chanel, Maybelline, insomma un po' vari. Sempre in questo mobiletto però sotto, allora, qui ho messo i pennelli da lavare nascosti perché così non si vedono. Qui ci sono queste buste dei prodotti che mi hanno dato ai vari eventi di Essence e di Catrice. Vedete che li tengo qui separati apposta. E in questa scatola invece ci sono dei prodotti nuovi che o mi sono stati inviati o che ho acquistato io. Stesso discorso qui, ci sono dei prodotti che mi sono stati inviati, che magari voglio provare, e sono qui. Qui stesso discorso, tranne alcune cose che mi erano state inviate tempo fa e qualche scorta anche di Balea. E qui sempre la stessa cosa. Questa invece è la panoramica dell'altra parete, quindi siamo alla terza parete in pratica. Sì, questo video verrà lunghissimo, però ho cercato di farvi vedere tutto comunque nel dettaglio. Allora, qui ho messo questo orologio con i macaron. Qui c'è questo cosino trasparente in acrilico, che non mi ricordo dove l'ho comprato, con tutta una serie di matite labbra di Kiko, P2, che io uso molto spesso, e i kit di Wycon. E tra cui c'è anche qui questa qui, la mia tinta preferita, questa di Giordana e questa di Deborah, questo nude.
Qui ho messo sopra questa scrittina home che ho preso dal cinese tempo fa, sempre stile shabby chic. E di lato invece ci sono questi due. Allora, questo bicchiere della camomilla con dei pennelli essence, rosa e viola, ho mantenuto un po' i colori. E questo invece, questa candela che è sempre Yankee Candle, che è finita con altri pennelli. Passiamo alla cassettiera di Muji. Qui ho messo tutte le tinte color pop che vi ho fatto vedere in un video, ma che, perdonatemi, mi si è cancellato per sbaglio e che quindi non so ora se rigirarlo oppure no. Fatemelo sapere voi, non lo so sinceramente. E tra l'altro penso la prossima settimana, ho fatto un altro ordine Colourpop che penso mi arrivi la prossima settimana. Casomai vi faccio vedere tutti i prodotti Colourpop insieme a quell'ordine che mi è arrivato. Poi queste invece sono tutti questi tipo glossettini di Essence. Questi sono i vecchi lip cream sempre di Essence. E qui tutte le matite di Essence retraibili, che sono quelle che io amo in assoluto e che uso tantissimo. Qui ci sono tutti i rossettini Essence, che sono quelli delle limited edition, quindi vari packaging diversi proprio per questo motivo. Invece sotto ci sono quelli che erano comunque, a parte questi due che non so perché sono finiti qui, vabbè, mistero, sono quelli che sono in linea permanente e che quindi si trovano sempre, a parte qualche colore che hanno levato ovviamente. Qui ci sono tutti invece i matitoni, allora quelli effetto velvet, quelli effetto glossy sempre di Essence, questi due sempre di Essence, questi sono invece i miei preferiti di Debbie perché sono opachi e durano veramente tanto, sono di Kiko. Allora, qui ci sono sempre, vabbè, i vari adesivi con la scritta cupcake e i cupcake e i macaron. La cassettiera ve la farò vedere in modo molto random perché sennò veramente questo video durerà tipo 350 ore. Allora, da questo lato abbiamo questo cestino, ho messo ad incastro perché veramente è centrato a fortuna, con tutti i prodottini minerali o vari sample di fondotinta, BB cream, insomma, che ho avuto. Qui ci sono i fondi di Catrice, uno di Kiko, qui ci sono i fondi, questo qui purtroppo mi piange il cuore, vedete ho usato parecchio, ma mi piange il cuore perché è di Chanel, mi piace l'odore, mi piace la coprenza, mi piace tutto, però sul mio viso proprio non c'è verso. E qui ci sono altri fondi e qui ci sono i cushion, poi questa BB, questi altri cushion, insomma vari prodotti viso. Nel cassetto di sotto invece abbiamo tutti i prodotti viso, ma che riguardano correttori, primer e ciprie, blush. Questi qui sono alcuni degli ultimi, invece tutti questi e tutti questi sono le varie collezioni limitate di Essence, più questi e questi che non so se riuscite a vedere lì sotto. E qui invece ci sono altri blush, pupa e poi Star e Kiko. Sotto invece abbiamo tutti i blush con il packaging quadrato o rettangolare, quindi trovate varie marche perché ce ne sono veramente tante. Questi sono di Intrio, di Catrice, questi tutti di Kiko. Boh, qui ci sono veramente tante cose, Catrice, questo qui di V7, W7, Double 7, comunque come la volete chiamare la chiamate, che è stupendo. Ed eccolo qui, questo qui, che ricorda tantissimo i packaging di Benefit, vedete tipo il Bella Bamba. Comunque, poi qui, anche qui, sono tutti blush di varie edizioni di Essence e Catrice, la maggior parte, P2, insomma, comunque vedete sono Dior, vari blush, ecco. Sotto sempre si parla di blush, però sono quelli fatti in crema, questi alcuni in polvere libera, gli stick cremosi, e anche questi sono tutti cremosi. In questo cassetto invece troviamo varie palettine da contouring, terre e illuminanti, quindi vedete anche qui ci sono le perle di Essence, qui ci sono vari prodotti. In quest'altro troviamo invece altre matite che, come vi dicevo, sono quelle che magari uso meno e che non uso magari spesso, matite occhi. Qui ci sono prodotti labbra, anche qui sono prodotti labbra che magari uso meno. E qui invece ci sono
vecchi pennelli, ecco, mettiamola così, che magari uso quando proprio mi serve qualcosa e magari quello simile ce l'ho sporco. Qui c'è sempre il mio panchettino che vi ho fatto vedere su Instagram in varie foto, con il cuscino, con i fenicotteri di Tiger. Sotto c'è lo specchio Babyliss, che uso quando mi trucco per vedere da vicino, e lì il cestino, il mio solito cestino che sapete da tanti anni di Hello Kitty. Una panoramica generale, qui magari mi soffermo di più, che qui è più interessante la cosa. Questo comunque è il vanity nel suo complesso. Ora sposto il cuscino così mi siedo e vi faccio vedere meglio. Allora, qui ho appeso questo, intanto vedete me, ciao! Allora, qui ho appeso questo sacchetto di Victoria's Secret. Lì dietro c'è tutti i pennelli, quindi vari pennelli, vecchi, nuovi, insomma, vari. Qui c'è questa jar sempre di Hank Candle con questi pennellini. E qui ci sono dei prodottini. Allora, c'è questo qui di Essence che vi ho mostrato su Instagram, che adoro veramente tantissimo questo spray, sia per non far rendere troppo polverosa la cipria, sia come fissante, sia da usare col pennello bagnato per il fondotinta. Qui c'è, vabbè, il mio igienizzante mani. Questo è un brush cleanser spray, ma lo uso veramente poco, di Essence. Questo qui invece è la mist di Mercy per il viso, e anche questo è uno spray di P2 che invece ho usato, ma rispetto a quello Essence l'ho usato molto meno, continuo a preferire quello Essence. Qui ci sono nella cassettiera i miei cupcake e macaron. Qui invece trovate questi prodotti che sono, in realtà non dovrebbero stare qui, ma sono quelli che ho usato oggi per il trucco. Ho usato la cipria, tutto della linea formula pura di Deborah, quindi cipria, mascara marrone, eyeliner marrone, matita marrone, fondotinta, correttore, e l'unica cosa che ho usato di Essence è questa qui, che è questo lip gloss matte, che ve ne parlerò perché non è che mi stanno facendo impazzire. Allora, qui invece abbiamo le creme, siero, contorno occhi, qualcosa per la lucidità del viso, i bastoncini di cotone, insomma tutto quello che uso per la skincare giornaliera, ecco. Qui ci sono invece, c'è questo bellissimo porta rossetti con tutti i rossetti di MAC della linea permanente, e qui dietro troviamo dei pennelli, questi qui oval brush che mi sono stati inviati, e alcune matite di MAC. Vi faccio una panoramica, che sono veramente tanti. Qui ci sono dei gloss, mini gloss di Chanel, e due rossettini sempre Chanel. Qui sotto invece troviamo questo affare in plastica, questo organizer che ho preso non da tantissimo tempo, ed è di Shaka, quindi l'ho trovato all'OVS se vi interessa. E qui ho messo i fondotinta che uso tutti i giorni, quindi per averli più a portata di mano, vari blush, Essence, Pupa, Catrice, questi qui che uso, diciamo, dai colori più autunnali che uso più in questo periodo. Qui ci sono prodotti per il contouring, qui ci sono la palettina di correttori di Essence, e qui ci sono, c'è questo pennello, questo è il primer di Dior, qui anche altri prodotti di Essence nuovi che sto usando, qui ci sono dei primer, correttori in pasta, la linea quella Get Picture Ready di Essence, anche la palettina, vedete, comunque anche questo pennello che è un oval brush ed è rosa, e secondo me ci stava benissimo. E abbiamo quest'altro sacchettino di Victoria's Secret appeso, e qui abbiamo la palettina Beauty Killer di Jeffree Star, che come sapete ho preso da pochissimo, ancora non l'ho neanche usata, quindi non vi so dire nulla, a parte lo specchio enorme. Questi sono i colori che secondo me sono meravigliosi, cioè veramente dire meravigliosi è dirgli poco, cioè non rende, insomma. Poi qui abbiamo le mie tre palette di Too Faced, la Chocolate Bonbon, la Semi Sweet Chocolate Bar e la Sweet Peach, che sono quelle che utilizzo giornalmente più frequentemente. E qui invece abbiamo la tinta Liquid Lipstick Velour, se non mi ricordo male, sì, di Jeffree Star, che è androgeni.
Eccolo qui, l'ho usato già tipo 4-5 volte e veramente considerate che ce l'ho da pochissimo, ma me ne sono innamorata, mi piace tantissimo, una tenuta estrema, non secca per nulla le labbra ed è veramente stata la mia scoperta del periodo. Qui invece troviamo tutti i mascara, che ho alcuni chiusi e alcuni aperti, quindi ci sono vari prodotti. Questo qui di Essence è il mio preferito in assoluto. Dietro ho messo altri pennelli che riprendevano comunque questo stile, insomma rosa fucsia, quindi tutti questi pennelli, questi sono di un set che mi hanno inviato. Qui c'è invece questo cosino, questo aggeggio con delle spugnette, e qui c'è il mio porta blush dove ho messo dei blush che comunque uso meno frequentemente, però li uso comunque giornalmente, cioè nelle varie giornate, perché comunque sono magari dei colori non prettamente autunnali, quindi sono del rosa più classici, a parte questo che è autunnale. Poi c'è questo qui di Essence, questo di Catrice, insomma vari prodotti. Qui sotto invece, se apriamo il cassetto, allora ci sono qui queste spugnette nuove di Primark che sempre ho preso in Austria, delle palettine, dei prodotti per sopracciglia. Qui ci sono vari illuminanti, blush, altri blush, questi cremosi che voglio cercare di smaltire. Qui ci sono, vabbè, questa palettina di MAC, che è questa qui, questo quad di ombretti. Poi ci sono vari ombrettini sempre di Essence, questi sono i nuovi, questo qui è stupendo, ve lo straconsiglio in assoluto. E i nuovi, alcuni dei nuovi matte di Catrice che sto provando, i miei preferiti quelli così di Essence, quelli della linea Velvet che adoro in assoluto, e alcune matite piccoline che voglio cercare di smaltire per levarmele davanti. Qui ci sono altre due palettine, qui ci sono tutta una serie di prodotti labbra che o ve ne ho già parlato o alcuni ve ne voglio parlare, o semplicemente sono gli ultimi acquisti, quindi ultimi prodotti che comunque ho comprato. Qui ci sono le tinte di Dose of Colors che adoro tantissimo, veramente. Questo qui è il rossetto di Essence che è uno dei miei preferiti nuovi, quello opaco, che hanno una texture veramente morbidissima, però sono a lunga tenuta, quindi questo in particolare era lo 07. E poi magari c'è, vabbè, quest'altra tinta di Giordana, questi tre della collezione di un'altra collezione di Essence che ancora qui da noi non è uscita, ma che io mi sono fatta mandare dalla Germania, quelli dove c'è anche la pochettina. E poi vi faccio vedere, perché questo ci tengo a farvelo vedere, è un rossetto di MAC, questo qui, ed è stupendo secondo me come colore, molto molto particolare, e non so come mi potrebbe stare, però l'ho voluto alla follia, me ne sono innamorata, ed è questo lilla grigio molto particolare, veramente si chiama Galaxy Grey. L'altro angolino, e c'è l'altra cassettiera, comunque ve la faccio vedere meglio. Allora, questo è il fenicottero di Tiger, non mi veniva. Questa è l'alzatina di Ikea dove ho messo questi blush di Kiko, queste palettine così di Essence, Catrice, e la maggior parte sono tutte Essence, e queste spugnette che erano quelle piccoline per il contorno occhi della vecchia limited edition di Essence. Qui ci sono i melted di Too Faced, qui c'è invece dei prodotti Dior, questo è lo smalto, il 999 di Dior, e questo è la versione invece matte del rossetto, ed è questo qui, vedete, che ho preso da pochissimo, in realtà mi è stato regalato da Antonio, smalto e rossetto comunque. E io invece avevo già questo qui che è il 999, però è la versione quella più cremosa, più lucidina, che mi era stato regalato da Rosalba, e mi piaceva tantissimo come colore, quindi ho voluto anche quelli opachi ovviamente. E questa è un'altra mini taglia sempre di Dior. Qui ci sono, vabbè, due Yankee Candle, questa che è quella che ho comprato da poco, la Vanilla Cupcake, e ancora non l'ho accesa perché ne avevo una così piccola e l'ho finita. E questa invece è la Peony, che anche questa è quasi finita. Qui ci sono dei macaron al solito. E qui vi faccio vedere, c'è il cassetto dove ci sono alcune palette o kit, mettiamola così, vedete queste qui, queste mi sono state inviate, quelle sotto.
Poi qui invece il cassetto di tutti gli ombretti pupa, ho messo tutto pupa, palettine, ombretti, ho diviso per marca, ecco. Sotto troviamo anche qui il cassetto diviso per marca tutto di Essence, quindi quad, gli ombretti singoli, anche questi sono singoli, e tutte le palettine, quelle più piccoline, tipo queste qui. Sotto tocca a Catrice, che anche qui è diviso tutto per brand, ci sono tutte le palettine, vedete, fatte sempre a quad, quelle invece a più colori tipo questa, e ombretti singoli e altre palettine di sotto. Qui invece abbiamo tutta una serie di ombretti, allora qui ci sono Kiko, Wycon, questi sono quelli miei preferiti di L'Oreal, questi sono P2, sì, P2, questi sono tutti Deborah, Milani, anche questo mi piace tantissimo. Qui ci sono delle palettine di Kiko, di vecchie limited edition. Poi qui ci sono altre palettine, questo per esempio di Rival de Lupo, queste di Manhattan, questo non mi ricordo di che cos'è. Ah, questa qui di Uma Cosmetics, queste di Wet n Wild, insomma varie palettine. Qui ci sono queste qui tipo di Make Up Revolution, MUA, le Sleek, questa che è la Smoked di Urban Decay, insomma varie palettine. Ci sono dei pigmenti di MAC, tutti sample, altre palettine, poi ombretti in polvere libera, altri pigmenti di Kiko, pupa, insomma vari, e altri ombrettini dietro. Qui invece ci sono tutti gli ombretti fatti così, quindi a matitone, fatti doppi, quindi Kiko, Essence, eccetera eccetera. Questi sono invece prodotti minerali di World of Beauty, che vi faccio vedere. Anche questi mi sono stati inviati tutti, questi sono in polvere libera, questi sono di Astra, che mi sono stati inviati tempo fa, e anche questi di World, tutta la linea di World of Beauty, che anche questi via via mi erano stati inviati. Vi faccio dare uno sguardo velocissimo alla cabina armadio, come l'ho sistemata. Qui ho messo, vabbè, la valigia, qui delle maglie, anche qui, dei maglioncini. Questa è la borsa che vi dicevo prima, l'altra mia preferita, la shopping bag di Michael Kors. Qui vabbè, tutta una serie di maglie, questo è l'unicorno di Tiger, qui ci sono tutte le mie cover in questa scatola di Victoria's Secret, altre maglie, anche qui vabbè, altri pantaloni, qui sono tutte le pochette in questo, vi faccio vedere a caso uno, che cioè è pienissimo, tutto pieno di pochette qui e qui. Ecco, questa era quella che vi dicevo di Victoria's Secret, stupenda. Anche questa è Victoria's Secret. Insomma, ci sono varie pochette. Maglioncini, vabbè, qui ci sono cambio di stagione. Maglioncini in lana, quindi ho cercato di mettere tipo dei colori pastellino. Comunque, se poi volete, vi farò un video sulla cabina armadio anche per darvi qualche consiglio. Qui ci sono delle borse, qui sempre ho mantenuto tutti i colori pastello. Qui c'è questo cuscino che mi era stato mandato con una collaborazione, avevo scelto io di personalizzarlo. Qui ci sono dei sacchettini, qui ci sono, anche qui se volete un video dove vi mostro tutti i vari gioiellini, chiamiamoli così, ditemelo che ve lo faccio, ora non mi soffermo molto. Vabbè, qui ovviamente ci sono varie maglie, maglioni, eccetera, eccetera. Qui ci sono delle cose appese, quindi giubbotti, vestitini in lana che ho già tirato fuori, insomma tutte queste cose. Qui c'è l'iPad che non c'entra nulla. Qui ho messo questo portacaramelle con tutti questi profumini e qui gli elastici per capelli, perché me li perdo sempre. Vabbè, qui ci sono dei jeans, anche qui ho messo tutto l'intimo. E insomma, questo è un po' una panoramica generale, come potete vedere. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!